Presidente Fedriga, un unico candidato, quindi diciamo così si va alla segreteria unitaria come d'abitudine per la Lega. Cosa significa per i prossimi anni nel Carroccio? No, quelle grandi sfide che abbiamo di fronte sono sicuramente quello di ampliare la base di consenso della Lega. Noi siccome dobbiamo guardare a tutto quel mondo che chiede un'attività di governo seria, concreta, fuori da ideologie, ma che possa dare quelle risposte di cui cittadini e imprese hanno bisogno. Penso che questa sia la grande sfida e forse anche una sfida non solo della Lega ma della politica nazionale, dove per tanti anni ha vissuto della contrapposizione politica, ha vissuto di una campagna elettorale permanente che però non permette di fare una politica di lungo respiro e soprattutto che possa guardare non ai prossimi mesi o alla prossima scadenza elettorale, ma ai prossimi anni. Nelle candidature per il direttivo ci sono consiglieri che sono stati candidati e o eletti o non eletti nella lista Fedriga, penso a Mazzolini, penso a Roberti, cioè si torna un po' all'ovile oppure era tutto previsto? No, ma non c'è nessuno, non c'è né ovile né dei ritorni. La lista Fedriga è una lista che, come ho sempre detto, nasce dall'esperienza dell'amministrazione di questa regione nei precedenti 5 anni e vuole continuare con quell'esperienza, ma al suo interno ha persone che rappresentano e sono rappresentanti della Lega, di altre forze politiche, del mondo civico. Non è qualcosa che esclude, ma qualcosa che vuole includere senza andare a diciamo, configurarsi come un nuovo soggetto politico. Andreotto, candidato unico e segretario della Lega del Friuli Venezia Giulia, diciamo, cosa significa questa candidatura unitaria prima di tutto? Ma sicuramente un grande senso di responsabilità da parte del nostro movimento nell'individuare un candidato che dia continuità al buon lavoro che è stato fatto, con l'obiettivo però di traguardare il movimento e la Lega rispettando e mantenendo quelle che sono le radici storiche e la nostra identità nel futuro. Ecco, quali sono le sfide principali? Ci sono le europee, ci sono oltre 100 amministrative la prossima stagione, la Lega con che obiettivi scende in campo? Ma sicuramente noi abbiamo obiettivi politici e obiettivi amministrativi. Gli obiettivi politici sono quelli di dare continuità al lavoro che è stato fatto in questa regione da Massimiliano Fedriga e dalla sua squadra, quindi concentrarsi sulle necessità che sono legate al famiglia, al lavoro, imprese, e questo è sicuramente una priorità su cui dobbiamo mantenere alta l'attenzione, in particolare in un momento, in un contesto storico come quello attuale particolarmente difficile. E poi ci sono quelle amministrative, ovviamente gli impegni elettorali, come è stato detto giustamente ci sono le elezioni europee che per noi sono una sfida importantissima, noi dobbiamo riconfermare la nostra presenza a Bruxelles, e poi le elezioni amministrative in oltre 100 comuni, molti dei quali governati dal centrodestra, con sindaci anche della Lega che si ripresentano, e quindi obiettivi ambiziosi ma raggiungibili. Il Presidente del Consiglio regionale, leghista della prima ora, Andreotto, segretario per i prossimi anni, che cosa attende la Lega adesso da qua ai prossimi mesi, soprattutto il Consiglio regionale? Ma noi ci attendiamo continuità nella nostra azione che ci ha portato comunque a confermare la Lega come primo partito alle regionali di quest'anno, cosa che magari qualcuno non immaginava potesse accadere, ma credo che il lavoro fatto dalla Lega in Consiglio regionale nella scorsa legislatura, il lavoro fatto sui territori e anche naturalmente la guida di Marco abbiano portato, grazie anche all'immagine naturalmente del Presidente Fedriga, a questo tipo di risultato. Quindi noi continueremo ad essere trainanti a livello regionale nell'amministrazione guidata dal Presidente Fedriga, cercheremo di concretizzare naturalmente quelli che sono i programmi di governo che hanno caratterizzato la Lega nei 5 anni, e quindi con un programma assolutamente di continuità, e continueremo naturalmente ad essere sul territorio, sapendo che il prossimo anno abbiamo appuntamenti importanti che sono le europee, e l'obiettivo è naturalmente consolidare almeno un rappresentante delle Friuli Venezia Giulia a Bruxelles, e poi tanti comuni che vanno al voto. E naturalmente sappiamo anche che consolidare la presenza sui territori con sindaci e amministratori è fondamentale per mantenere quella filiera di governo che in qualche modo ha dato risultati importanti alla Lega, ma credo anche ai cittadini delle Friuli Venezia Giulia.